Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Il Paese Reale, ma Ludovica mi dice che sono molti gli aggiornamenti dai palazzi. Prego Ludovica. Allora Mirta, sì, intanto abbiamo i nomi dei capigruppo di PD, saranno confermati Serracchiani e Malpezzi, saranno confermate le vicepresidenti Rossomando e Ascani, la Lega invece è riunita in questo momento per i suoi capigruppo, anche lì si va verso la riconferma di Romeo Molinari. I capigruppo dividono, i capigruppo e che altre cariche dividono anche il terzo polo, perché ci sarebbe una situazione di gelo tra Calenda e Renzi, si parla di andare divisi alle consultazioni, Renzi potrebbe non andare alle consultazioni. Renzi non andrebbe alle consultazioni al Quirinale, questo è sempre un nuovo capitolo della saga che si apre. Potrebbe Luca, non andare mai alle consultazioni. Esattamente, però soprattutto mi vedi qui e vedi parecchi colleghi intorno a me, perché sta arrivando Berlusconi. Silvio Berlusconi inizierà alle 13.30 la riunione di Forza Italia per i capigruppo. Non è bastata quindi la lettera da lui mandata, ne abbiamo parlato questa mattina in apertura. Lui viene Cattaneo qui a presidio Ronzulli, che tutto vada come lui ha chiesto che vada. Esatto. Vuole esatto. Vigilare forse, capitano cose che lui non controlla. Vuole fino vigilare, in fondo. Visto come è andata l'ultima volta, evidentemente vuole presidiare. Va bene, parla con Berlusconi e facci sapere. Andiamo in pubblicità.